A Palermo tante le iniziative per i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso alla chiesa di Via Pietra Tagliata, le interviste. Come vuole qualsiasi consuetudine religiosa, la parrocchia del Santissimo Crocifisso di via Pietra Tagliata a Palermo dà inizio ai festeggiamenti in omaggio al patrono della chiesa e si inizia con delle attività culturali davvero interessanti, come quelle espletate dalle unità cinofile del Corpo dei Vigili del Fuoco. Ci spieghi esattamente di cosa si tratta e perché sono importanti oggi queste unità operative? E allora, questa disciplina ovviamente all'interno del Corpo Nazionale è nata nel periodo bellico, poi successivamente si è persa un pochettino. E adesso, dal 2005, abbiamo ripreso questa attività. La nostra attività principale all'interno del Corpo è quella di ricerca persona, quindi i cani vengono impiegati solo ed esclusivamente per la ricerca persona, quindi in superficie e in macerie. Dopo gli ultimi eventi che sono successi, quindi l'Aquila in primis, quindi nel 2009 e successivamente gli altri terremoti come l'ultimo Amatrice e Rigopiano, abbiamo ricoperto un ruolo molto importante, cioè l'intervento dei cani è stato risolutivo in questi casi. Ad animare questa sera la parrocchia del Santissimo Crocifisso di via Pietra Tagliata lo spettacolo di Gianni Nanfa, uno spettacolo del tutto emozionante. Cosa presenta questa sera ai fedeli di questa parrocchia? Ma proprio perché si tratta di una festa religiosa, non sarà uno spettacolo, sarà una chiacchierata sulle abitudini, gli usi e i costumi di noi siciliani e quindi scherzeremo e tressere il faceto, però diremo anche una serie di cose importanti sulla nostra isola che magari ignoriamo, non sappiamo. E ne approfittiamo proprio per l'evento religioso perché attraverso, diciamo, queste feste si possono comprendere di più una serie di valori che, ahimè, in parte scompaiono, in parte per fortuna ancora, se siamo qui vuol dire che continuano a esistere. Portare la croce in giro per strada tra la gente, che emozioni ha suscitato? È una grandissima emozione, soprattutto per un cristiano, essere testimone proprio della croce di Cristo. È il messaggio più competente e più giusto che un cristiano possa fare nell'ambito del proprio luogo e della propria circoscrizione. Lei poc'anzi ha detto che portare la croce, Gesù, in mezzo alla gente non è una passeggiata. Perché? Sì, mi sono voluto esprimere così anche per questo modo molto simpatico con cui abbiamo seguito Gesù in mezzo alle strade, come si fa. Nei miei ricordi ho quel tipo di pregare per le vie in mezzo alla gente, tra i seminaristi, eccetera, cose sperimentate nel piccolo. E invece farlo con centinaia delle persone che serenamente si inoltrano per le vie del quartiere, che suscitano questo interesse della gente. Dicevo, papà, ho visto un papà che si è affacciato con una bimba, le ha fatto mandare un bacetto verso Gesù, ho visto le persone che ci salutavano dall'alto, che cantavano con noi, che gridavano in onore, del Santissimo Crocifisso. Quindi un momento molto, molto bello, ma nonostante ciò, nonostante questa forma così soft e simpatica della processione del Santissimo Crocifisso, il valore del crocifisso che segna la profondità, il vero peso di questo mistero.